È il momento di Visfondi contro Bitonto. Andremo in campo per il quarto di finale e si gioca. Sono tantissimi tifosi del Bitonto, che ora si butta in avanti. Acevedo cerca il tocco sotto. Guercio dalla distanza di punta addosso ad Acevedo. Poi difende palla Guercio, ma Acevedo gliela strappa. Acevedo per Moreira, tu per tu, controllo difettoso. Ancora Moreira e il Bitonto è avanti 1-0. Acevedo calcia sul secondo palo, trova lo spazio, 2-0 per il Bitonto. Colucci prova a chiudere l'1-2, recupera palla Acevedo, bada Moreira fino a fondo, la parata di Arriccio. Enrico sul secondo palo, Acevedo, Iarriccio tiene vivo il Fondi. Enrico, taglio sbagliato, Colucci, palo. Grande chance per il Fondi di rimettersi in partita. Ancora Moreira, punta pass, calcia, trova lo specchio della porta e poi Otmani sulla traversa. Otmani in anticipo, gran partita fino a questo momento. Acevedo, Iarriccio, paratone. Calcio d'angolo. Guercio accanto al portiere del Fondi, parte Acevedo che spara in porta, traversa piena. E giustamente lo ha fatto, ma ha preso la traversa, si rimane 2-0. Guercio! Oh! Trova il varco sotto le gambe di Gabi Tardelli. Spara forte in mezzo, Guercio senza paura, poi Otmani! Altra traversa del Bitonto. Finisce qui il primo tempo. Sarà il Bitonto a dare il calcio d'inizio. Arriva il fischio dell'arbitro e si gioca. Ancora lungo Colucci, stavolta passa Colucci, salta Tardelli, calcia ma non trova lo specchio della porta. Moreira, Acevedo, doppio palo, poi Moreira, calcio d'angolo. Lotto sul punto di battuta, pallone dentro, altro palo e poi Acevedo, 3-1 del Bitonto, Josita, Acevedo. Tardelli, lancio, Guercio, Moreira esce Iarriccio, la parata, Acevedo, la porta è vuota, Iarriccio, poi Lott sul fondo, miracolo di Iarriccio. Otmani, Bitonto col vento in poppa, Lott, Iarriccio, imbucata, Lott, scoperto il Fondi, Lott, la porta è vuota, non arriva Acevedo. Acevedo in avanti, la corsa di Moreira che incrocia Iarriccio, poi Brueren, padre recupera, Moreira, altra traversa. Si appoggia ad Acevedo che lancia per Moreira, controllo in area di rigore, Iarriccio prima, Guercio poi. Guercio rischia di perdere palla e la conclusione da parte di Lott, palo esterno. In mezzo alle linee, Patri, tocco sotto, traversa. Questa volta la traversa è del Fondi e poi Tardelli. Gabi Tardelli, 4-1 del Bitonto. Palla recuperata, Acevedo, incredibile, a quanto siamo? Ho perso il conto dei pali. Suona la sirena, il Bitonto vince ed è in semifinale di Coppa Italia, battuta 4-1 la Visfondi.